Ebbene sì, ragazzuoli bellissimi, sembra assurdo, io sono Grax, bentornati, anzi forse dovrei dire benvenuti nel Clash Royale del futuro. Ci arriviamo subito perché prima mi devo correggere, sono umano, anch'io vi chiedo scusa, nel video di ieri c'è stata una piccola imprecisione. La cosa da fare è giocare le 2v2 in questa settimana fino all'11, siamo a tre quarti di progresso per sbloccare questo standardo, ma dalla prossima settimana non dobbiamo più fare le 2v2, bensì accumulare corone nella seconda settimana, terza settimana schierare un mettendo le truppe molto easy. L'importante è spingere in questa settimana, le prossime saranno abbastanza semplici, ma molti non sanno di questi regali Supercell, quindi spargete la voce. Per sbloccare bauli utilizzate le 2v2 eventi, sia quelle generiche che quelle lì appunto evento settimanale, fino all'11 per prendere lo standardo. Io vi chiedo in cambio per la tempestività di Grax solamente un like, è totally gratis, barattatelo. Ovviamente iscrivetevi, molti di voi non sono iscritti, mancano veramente una manciata di iscritti all'1,74, sarebbe un sogno chiudere l'anno 1,75, è molto difficile, ma non vi voglio sottovalutare. Voi siete OP, attivate la campanella, codice Crax alla fine dello shop, super settore in descrizione. Andiamo a parlare subito di quello che riguarda il torneo Royale, che va ad introdurre il secondo slot evolutivo. Ecco perché parlo di Clash Royale del futuro, perché la Supercell aveva preannunciato un po' tutto. Quando annunciò le evoluzioni tramite un post sempre nelle notizie, entrate nelle notizie perché lì spoilerano tutto, avevano spoilerato pure i livelli 15, non so se vi ricordate, Grax aveva iniziato poi ad accumulare l'oro eccetera, spoilerando le evoluzioni aveva spoilerato il singolo slot a deck iniziale, ma il loro intento era quello di metterne altri in un eventuale futuro. E quindi la Supercell che cosa fa? Va a sondare, a testare il terreno, droppando una sfida con due slot evolutivi possibili. Quindi, belli miei, questo è solo l'inizio oppure è la fine? Cioè, per sempre avremo solo ed esclusivamente due slot evolutivi? Oppure magari sondando questa sfida si pentiranno e ne lasceranno solamente uno? Fatemi sapere la vostra. Io quello che penso è che se in futuro arriveranno 8 slot evolutivi a deck, sarà il panico più totale. Cioè, immaginatevi di tenere a mente tutti i cycle evolutivi di tutte quante le nostre carte, magari una carta ti richiede un cycle, un'altra te ne richiede due, una tre, un bel disastro. Allo stesso tempo bisogna tenere a mente i cycle evolutivi delle carte dell'avversario, bisogna saperli tutti, bisogna contare bene le evoluzioni, sono 16 carte a partita che si possono evolvere sia in fase offensiva che difensiva. Ora spero che blocchino questa possibilità al 50%, magari 4 carte, non lo so. Quello che secondo me è sicuro è che i campioni non avranno un'evoluzione, immagino, e poi tutto è possibile, perché se già la carta campione è una carta particolare che ha l'abilità, se la metti pure evoluta, cioè con i cycle che tra l'altro non puoi ciclare perché la carta campione nel momento in cui sta in campo non la puoi riprendere in mano, non lo so ragazzi. Quello che sappiamo è che al momento abbiamo due slot e io ho paura che li implementeranno molto presto, dipenderà da questo torneo. Tra l'altro io volevo utilizzare il 2.6 bello clean con due evoluzioni, non ci hanno messo il congelino. Alla fine va pure bene, perché il congelino è la carta evolutiva più scarsa di tutte, nessuno l'avrebbe utilizzata. Allora cerco di fare un little fix, metto il golem del ghiaccio tra gli slot evolutivi, lo tolgo e metto il cavaliere. Abbiamo il vecchio 2.8 che utilizzavo per scalare, più gli skelli Evo, anche se secondo me la miglior combo è Evo Cava e Arcerini Evo. Magari li proveremo, faremo qualche altra partita, fatemi sapere se devo testare delle combo col domatore. Io parto a bomba. Ti devo dire, faremo tre partitozzi, poi dopo andiamo pure nel vecchio passo a prendere della roba, che c'ho un bel po' di robetta da riscattare, rimanete sintonizzati. La sfida quella settimanale l'ho già fatta, non ci ho fatto il video perché tanto è strategica, cioè c'è poco da sapere, lì scegliete la roba e massacrate gli avversari. Valchirietta, la possiamo gestire. Ah, pure l'Evo Pyro è buona, ora che ci penso. Non solo gli Evo Archi, sì, cioè ha senso gli Evo Archi perché sono veramente stra OP. Mi sono attivato torre molto bene, ma mi sono preso due colpi molto male. Si può fare o combo Evo Cava Evo Archi oppure combo Evo Cava Evo Pyro. Vedete, gli archi sono forti. In questo caso la fireball diventa quasi obbligatoria nei deck, e anche le frecce sono molto importanti. Però che faccio? Tolgo il loghetto? Può avere senso in questa sfida? Secondo me sì, perché al momento ci sono poche evoluzioni, quindi tutto quanto è fattibile. Qui lo jumpo nel mid, ma la torre centrale già ce l'ho attiva perché l'ho fatto jumpare. Congela, cerca di buttarla giù senza prendere hit. Il deck dell'avversario è folle. Giusto, è giusto fare per questo torneo un deck
ad hoc, perché praticamente tutti hanno almeno Evo Pyro o Evo Archi, quindi le frecce hanno un valore pazzesco. Mettere il log potrebbe essere non la miglior soluzione. Ho sbagliato perché lui c'è il Gran Cavaliere, Gracchus, non devi fare queste cose. Però non ha giocato benissimo, sono sincero. A destra lascia entrare su tutti i goblini. In realtà sono goblini lancieri. Tiro log a sinistra, cerco di ciclare. Gli Evo Skelly sono molto buoni. Secondo me potrebbe essere una bella scelta mettere le frecce Fireball, togliere il Mosche, alleggerire il tutto con un eventuale bono Evo Cava. Tra l'altro vado a sinistra, Fireball sicuro, ovviamente importantissima quella Fireball. C'ho il cannone, c'ho il moschettiere, potrei pure tirare il congelino. Arriva la sua zappa, non è un problema, Evo Cava mi tankerà tutto. Ragazzi belli, avere due evoluzioni ti cambia tutto. Qui le frecce avrebbero fatto il panico. Tiro comunque la Fireball perché gli Skelly possono. Speravo connettessero la torre e invece non hanno connesso. Io intanto mi faccio tre partite con sto deck e testiamo il 2.6 proprio più clean possibile. Poi per le altre partite perfezionerò il tutto. Secondo me non è male come sito. Occhio alla Fireball, perché se quello mi giampa, tiro il log e la prima l'abbiamo portata. È vero, regà, stiamo a livello 11. Mamma mia, che rischio. Cioè, stavo per fare un fail. Ma questi sono i video di Grax. Belli miei, cioè, è inutile che ci giriamo intorno. Grax può fare di tutto. Nei video di Grax tutto può succedere. Vi regalo l'apertura di diverse ricompense del pass precedente. E non è male la situazione, perché ci portiamo avanti con i Jolly Elite per quanto riguarda la prossima carta evoluta da fare. Io credo la pirotecnica Evo, dai. Secondo me ci può stare anche il Cava Evo. Voglio commenti, oro per noi. Ci abbiamo leggendarie da prendere. Qui mi si stanno assommate le cose. Ho aperto, boh, due bauli di fila. Infatti mi darà, credo, no, il magico me l'ha dato adesso. Dammi una leggendaria, ti prego. Mamma mia, che scam del baule magico. Solamente i leggendari campioni possono dare qualcosa di importante. Il resto è tutta fuffa, perché da pochissimi Jolly Elite. Vi faccio vedere che siamo a 379.000, molto vicini alla prossima carta Elite da fare. Abbiamo fatto la Terry, che sicuramente era buona. Adesso o evocava oppure Evo Pyro. Tanto gli arcinini nerferanno. Olè! Quindi non mi dire, questo qua c'ha Evo Archi, evocava sicuro 1000%. Immaginatevi poi quando ci saranno ancora più slot evolutivi, quello che bisognerà fare a livello di cervello. Ti esplode il cervello. C'ho un cavaliere sulla parte destra, principino lo fa il pallo. Ci potrebbe stare pure il principino qui, perché difendi bene quegli arcerini, fai una bella combo. Evocava clean, per me lui c'ha arcerini 100%. Vado di log, bello preciso. Pulisco tutto, c'ho il congelino, non so se c'è la veleno. Nel dubbio c'ho il congi che va sul cavaliere. Con gli skelly butto giù il miner. Mio cavaliere, dovrei cercare di togliere la bombi torre, che ha messo relativamente bene. Ma il mio moschettiere, nel momento in cui va a hittare, togliere la bombi torre a pezze proprio, guarda che botte che gli tira, spacca tutto, consegna che non ci sta domatore, che va dritto, non dovrebbe avere. Ah, c'è Evo Skellis, non Evo Archi, bella quella hit. Comunque non ho capito perché non hanno messo il congelino. È vero che nessuno, ripeto, l'avrebbe scelto, ma potevano fare almeno la parte e lo facevi provare a quelli che non hanno l'evoluzione sbloccata. Evocava, oppure potrebbe avere senso non metterla, perché poi la gente dice ok, è scarso e quindi non si shoppano il pass. Potrebbe avere senso, assolutamente. Io qui vado di log. Secondo me potrebbe avere senso, perché non abilitato e quello va sotto torre. L'evocava è sempre molto forte. Dovrà arrivare per forza il nerf, belle mie. Arriva al cava normale. Non mette il miner. Io lo tengo con un congi. Metto gli skelly da dietro e dovrei cercare di stanare la sua bombi torre con un domatore in outcycle. Proviamo domatore in outcycle. Posizionato, preciso, lui va de miner, ma ci metto il cavaliere così vado a ciclare un minimo. Quello giampa, bombi torre, fireball, c'ho il cavaliere che andrà a fare molto male log, potevo prendere la torre in realtà, non l'ho presa, mea culpa, ma tanto quelli lì fanno a pizze tra di loro. Cavaliere messo perfetto, ottimo. Intanto il mio cavaliere sta picchiando l'evocava dell'avversario. Veleno per lui. È una bella partita questa. Lui c'ha un ottimo deck, palese. Il cavaliere non ci faccio niente. Ci metto il moschettiere perché la bombi non la mette lontana. Domatore che passa addirittura. Log per prendere. Ho preso il principino. Era quello che dovevo fare. Questa è un'ottima fireball. Ok, pensavo mettesse il principino prima e con l'abilità spingessi via tutto, non l'ha fatto. C'ho gli skelly, ho l'evocava. A questo punto mi conviene tankare. Lui tira log, domatore, mosche.
ha messo bene la bombidora, ha capito come si fa. Ma attenzione a quell'evoca che tanca. Dai, evocava domatore che rimane sul pezzo. Fireball. Pulisco il principino con la hit. Ciao, deve mettere. Caspita, fatta a tirare l'abilità, vorrei saperlo. Vado a mettere cava, vado a mettere Skellis. Tiro log subito perché se no mi massacra. Domatore. A questo punto non metto il moschettiere, ma tirerò la fireball nel momento in cui lui mi piazza la bombi torre in maniera sbagliata, che non la piazza. Bella partita, il torneo tra l'altro lo continuerò, quindi se volete altri episodi insieme, vorrei arrivare a 15 win, riscattare la ricompensa, facciamo delle cose, mi servono le chiavi, rimanete sintonizzati, andiamo nel pass. Pass precedente, baule della coro. Buono, regà, 1500. Ammazza, cioè mi ha dato la leggendaria, tra virgolette, perché il Jolly Campione è una leggendaria, che è meglio della leggendaria in realtà. Il baule della corona non me l'ha dato il baule magico. E sto quasi a 4 milioni di oro. Non so dove spenderli. L'oro non serve più a niente. Boh, li cambierò con punti stella. Non ne ho idea. Ne ho aperti due. Baule della corona che non mi dà niente. C'avevo un botto di roba da aprire sul pass precedente. Ok, lo apriremo tutto in questo video e faremo anche un'altra partita. Tagliate baule. L'ultimo baule mi darà quasi 6.000 Jolly Elite, perché 1.500 più 4.000. No, sì, 4.000, perché non è che mi dà il Jolly Campione. Mi dà il campione che ho già, quindi sono 4.000. Che spettacolo, altri 1.500, mi apro sto baulozzo. Me lascio l'ultimo baule da aprire insieme. Bono, baule della corona, questo lo cambio. Scintilla 1.500. Let's go del baule d'oro e rimane quello Jolly che apriamo dopo. Ultimo match, chiudiamo 3-0 con il Clash Royale del futuro, che con due cycle, cioè con due evoluzioni, non è neanche male. Quello che mi impensierisce è l'eventuale full deck evoluto. Mamma mia, come fai a bilanciarlo poi? Io rimango totalmente senza parole dalla scelta della Supercell. Eccolo, evocava Evo Archi. Questa forse è la prima partita seria. Sicuramente log. Deck meta sarà il panico più assoluto. Congelino, ci metterò degli Skellis, quello freeze dovrebbe andare giù senza problemi. Va giù l'arcerino, non prendo danni, i lancieri vanno giù e parto col domatore. Che cosa mette? Il cavaliere? O il mini pecca, pescatore? Due hit ti prego? Ti piacerebbe Grax? Guarda che merluzzata sui denti. Partita brutta ragazzi. Partita molto brutta. Certo, mettere gli arci... Mamma mia. Non so se sono volute, non ci ho fatto caso. Stavo dicendo, mettere gli archi al posto del moschettiere fa sì che il mio deck sia un pochino più fragile. Magari la pirotecnica può gestire il tutto molto meglio. Qui vado di log sicuramente. Lì si frizza a sinistra. Cerco di togliere un po' gli shield. Tanto queste qua non caricheranno. Metto il cava, che forse era meglio metterlo sulla parte di sinistra, perché di là l'ho praticamente perso. C'ho il bowler. In realtà, tirando quel bowler, io il domatore ce l'ho abbastanza clean. E non so. Buono quell'evoca va filtra, amico mio. Fatti grappare, così c'è ancora lo shield. Guarda il domatore quanti danni ha fatto. Certo, quello sta a regime. Ok, mo che mi invento. Io metterei moschettiere sinistra. Non mi devo far grappare mai nella mia intera vita. E invece mi sa proprio che mi grapperà. Soprattutto quel signorino lì c'ha l'abilities. Ha fatto in tempo a tirare l'abilities, amici miei. Prenderò una vagonata di danni. Dovrò tirare la miglior loggata, che non è entrata, la miglior loggata della storia. Metto lui. Avrei perso la partita, ma l'ho persa comunque perché ho sprecato tantissimo. Brutta la difesa col moschettiere, pollo Grax e Voarchi appena posizionati. Serve veramente un miracolo. Io vado di fireball, forse era meglio prendere il principino, però almeno indebolisco, mi tolgo l'evo arco sulla parte sinistra, non ho assolutamente problemi. Moschettiere, mamma mia ragazzi, non è che la vedo difficile, la vedo impossibile. Lì abbiamo pulito, ci metto il cavaliere nel mid. Dovrò tirare, credo, un'altra fireball per indebolire il tutto e togliere il principino. Esatto, c'ho il congi, c'ho il log, c'ho gli Skellis. Ha tirato delle frecce, ma delle frecce pazzesche, amici. GG. Qui si vede la differenza. Forse con l'Evo Pyro potevo fare qualcosetta. Aveva comunque le frecce. Giustamente, deck meta contro deck non meta. GG per lui. Gli faccio anch'io il goblino. 2-1. Ragazzi, fatemi sapere cosa devo mettere. Gli Evo Archi stanno dominando il mondo. Li devo per forza piazzare in qualche modo. Vi chiedo il like, iscrivetevi, campanella. Il Clash Royale del futuro migliorerà Clash Royale o lo peggiorerà?
diventerà veramente il panico. Instagram in descrizione, Twitch in descrizione. Chiudiamo, giusto, mi stavo a dimenticare, chiudiamo tutto con il baule Jolly che ci va a dare un bel po' di oro e non ci facciamo niente, sono strapieno. Quello che mi servono sono i Jolly Elites e per Jolly Elites intendo Cavaliere 15 o Pirotecnica 15. Re degli Schelli molto easy, Namare de Jolly 6000, siamo esattamente, vi faccio vedere, ancora un po' di tempo per spenderli, 390.000, ne stiamo facendo a bomba, io devo scavallare, mi mando un kiss gigante, ciao belli, ciao ciao.